Sono nella parte più alta dell'azienda dove abbiamo questo vigneto di bracchetto. Tra l'altro l'uva è bellissima quest'anno. È un vigneto che abbiamo sempre avuto un po' di difficoltà, adesso ve lo faccio vedere anche dall'altra parte, di germogliamento e quindi di uniformità nel vigneto. Cause? Boh, possono essere molteplici. Abbiamo provato con un primo anno interrare per il primo anno la zeolite, quella granuli. Ovviamente un anno non serve a niente, ma quest'anno la vigna mi piace molto di più, nonostante tutti gli stress, nonostante il caldo. Sarà un caso? Probabilmente sì, perché bisogna, tutte le prove bisogna poi verificarle nell'andamento di un po' di anni, però volevo farvi vedere un po' di cose. Nonostante il caldo e la siccità, abbiamo dei grappoli così. Abbiamo dei grappoli molto grandi, ma molto pieni, cioè belli turgidi. Non ha sofferto la siccità come gli altri anni. Vedete, bellissimi acidi. Siamo molto avanti con la maturazione perché il bracchetto non è una varietà che diventa nera, 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 ma sul rosa. Siamo molto avanti. Ma soprattutto quello che mi ha colpito, come dicevo prima, è l'uniformità tra le due parti del vigneto. Probabilmente c'era qualche problema di sulle radici e una prima dose di zeolite li sta aiutando. Quindi il prossimo anno continueremo. Però sono quelle cose strane perché in un'annata come questa avrebbe dovuto soffrire molto di più. Qui non gli abbiamo fatto praticamente niente. Abbiamo cercato di lasciare, vedete, po' di vegetazione che copre la zona dei grappoli, poi le piante si sono fermate, però le foglie sono verdi, completamente distese. Boh, non saprei cosa dire, solo una suggestione come primo anno magari, poi il prossimo anno magari si ritorneranno le stesse problematiche, chissà.